Allora siamo dalla Phoenix Web con Guido Cacace. Guido Cacace, voi vi occupate? Di creazione siti web, posizionamento SEO nei motori di ricerca, creazione applicativi smartphone e tablet e servizi di hosting professionale. Mi dicevi avete una web farm, sì. Dove si trova? Si trova a Milano, abbiamo aggiornato la sua infrastruttura nel 2012. È un hosting di tipo professionale, quindi mirato anche a esigenze particolari, quindi e-commerce grandi, clienti grandi, ma anche al consumatore medio che ha bisogno di assistenza tecnica o che ha bisogno di aprire un ticket per personalizzazioni precise, eccetera. Qual è lo stato dell'arte parlando di motori di ricerca e di Google? Perché quando si parla di motori di ricerca credo che si debba parlare quasi, no, esclusivamente del dio Google. Sì, Google è sovrano nel posizionamento. Tutti chiedono appunto un miglioramento delle posizioni su motori di ricerca Google. Il trucco e il segreto sta appunto nello sviluppare siti web con le ultime tecnologie HTML5 e CSS3 e appunto saperlo fare in una determinata maniera, perché Google sta a vedere anche i più piccoli dettagli, quindi se il sito è strutturato in una certa maniera, usando parole chiave mirate, aiuterà appunto il favorimento. Quindi un sito ben accessibile, ben navigabile, esatto. Chiaro. E appunto tu mi dicevi però HTML5, sì. Che è un tipo di tecnologia, no? Esatto. Se ne possono usare anche altre. Tantissime. PHP, no? Quello più comune è appunto l'HTML5, che è molto moderno, ancora in fase di finalizzazione. E Google appunto premia anche l'utilizzo di queste tecnologie. La nostra particolarità è che nonostante l'utilizzo di tecnologie recenti, i siti web devono essere anche compatibili con magari versioni di Windows vecchie o di Internet Explorer vecchi, quindi miriamo anche su quel fattore. E poi c'è il fattore di realizzare, io parlo anche in prima persona perché anch'io mi occupo nel mio piccolo di creazioni e di studio del motore di ricerca, di siti internet, e anche quello di adattare appunto il proprio sito web ai vari device, no? Esatto, noi miriamo la nostra creazione non solo su soluzioni desktop ma anche mobile, quindi quando creiamo un sito web ci preoccupiamo anche di renderlo ottimizzato su smartphone o tablet o dispositivi mobile, insomma. Dove sta andando Google? Dove prevedi che, quali sono, se possiamo dire così, le cose che premierà sempre di più? Se ne è parlato anche prima nello stand a fianco. A Google ormai sta varcando molti settori, non è più legato solo a internet, ma con Android ad esempio lo vediamo sempre più nella vita di tutti i giorni, quindi dispositivi. Ieri hanno presentato il loro primo smartwatch con Android, quindi punta molto sulla vita di tutti i giorni, non solo quella legata a internet e al computer, ma quindi molto sul mobile. Ti porgo a te questa domanda perché non credo che ci siano dei rappresentanti di Google, ci sono? Non mi sembra. È stato un peccato, ecco, forse averli avuti qui sarebbe stato senza nulla togliere a tutte le altre aziende, per l'amor di Dio, però sappiamo che Google la fa da padrona almeno sul web e non solo. Appunto te la porgo a te, come se in questo momento forse rappresenta, ma riguardo i Google Glass si sa qualcosa? Allora sì, secondo me è ancora un prodotto di nicchia. È molto interessante la loro idea, però c'è ancora molto, secondo me, da ideare e sviluppare. Comunque un'ottima idea, secondo me. Ancora non se ne parla dell'uscita sul mercato. In Italia ancora poco, perché non è ancora in commercio per il cliente medio. L'idea è molto valida, sono sicuro che nei prossimi 10 anni farà molto da padrona questo prodotto. Benissimo, ti ringraziamo, ricordiamo ancora l'indirizzo della vostra phoenixweb.it per i servizi di creazione siti internet, pegasohosting.net per l'hosting professionale. Benissimo, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao.